aumentano i casi in Puglia e si allungano le file nei reparti dei pronto soccorso degli ospedali baresi. Evitato comunque per adesso il rischio di congestione al Policlinico e al Pediatrico Giovanni XXIII. Entro domani sarà pronto il piano operativo che permetterà di vaccinare soggetti a rischio. Noi abbiamo cominciato la distribuzione dei vaccini alle strutture sanitarie, presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, per la vaccinazione del personale sanitario, medici, infermieri e altro personale impegnato. Abbiamo altresì iniziato la vaccinazione dei servizi essenziali, a cominciare dalle forze dell'ordine, carabinieri, finanza, polizia urbana. Domani abbiamo la riunione con i medici competenti per delle aziende dei servizi essenziali, trasporti, distribuzione del gas, dell'energia elettrica, dell'acqua. Abbiamo già una piccola quantitativa, 11.000 dosi in casa, per cominciare le vaccinazioni nelle categorie a rischio, a cominciare da quando l'ordinanza del Ministero del venerdì scorso ci dice, cioè le donne in gravidanza e i bambini a rischio, solo i bambini a rischio.